E ragazzi, prima di tutto iscrivetevi al canale di YouTube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video. Ora... Ok, e ci siamo con questo bellissimo e stupendo gioco. Un gioco davvero dal nome... Vi dico subito che nome. Crimen O'Clock. È un gioco dove bisogna fare il crimine. Allora... Come vi dicevo, bisogna investigare con questo gioco, dove c'è una mappa grandissima in bianco e nero. La misteriosa bevanda. Allora, abbiamo questa cartina, vedete, dove c'è di tutto di più. C'è il Duomo. C'è, c'è tutto, è Milano questa. Questa qua è Milano. Allora, trova la scena del crimine. Allora, con ZL e ZR potete andare vicino. La scena del crimine è qua. No, non è questa la scena del crimine. Ah no, scena del crimine, però... vediamo se è questa. No. Scena del crimine. Allora, provo ad andare a vedere in giro. Allora, aspettate che possiamo chiedere un indizio. Siamo in una città ricca di storia. Università ha sede in una piazza epoca. Ok, allora, torniamo indietro. Ok, potrebbe... Ah, eccolo qua. Guardate, c'è il ragazzo per terra. La scena del crimine inizia da qua. Dentro deve essere... Ok, trovata la prima. E scattiamo una foto. Daniele Marone. Ok, succede. Analisi biochimica. Ok. Allora, analisi biochimica. Ok, abbiamo fatto un'analisi biochimica. 9 veleno, ok. Vediamo cosa c'è da trovare. Trova il professore. Ok, il professore dovrebbe essere... Era qua prima. Era qua fuori. Però non è qua. No, non è lui. Potrebbe essere anche lui, ma non è. Trova il professore. Deve essere qua però il professore, perché se... No, lui stava correndo, perciò pensavo che era il professore.
No, è quello di prima che... o è questo? Quello mi ha detto... Allora, cerchiamo il professore. No. Ah no, è lui. Trova il professore. No, mi ha trovato quello, ma scusa, è quello. Ah, dobbiamo seguire il professore, quello che sta facendo. Si sta bevendo una... Trova il professore ancora. Allora, sappiamo che è così, perciò... Allora, tolti i capelli è impossibile perché... Eccolo qua l'altro. Ok, ancora. Ok, ancora. Vedete, facciamo proprio i detective per cercare tutto il crimine di quello che sta succedendo. Vi faccio vedere io almeno una prima parte del gioco di come si... Allora, trova il libro. Allora, dobbiamo andare più vicini perché trova il libro deve essere... Allora, così è troppo vicino. Trova il libro. Libro. Proviamo a vedere vicino a... No, però è sempre qua. Ok, perpendicolare a quella della banca, perciò deve essere qua. Allora, non vorrei sbagliarmi se è perpendicolare. Eccolo. Mi ricordavo il gatto. Sta portando il libro, non è che c'ha i libri. Vabbè, ok, così riusciamo a capire. Allora, si trova perpendicolare. Allora, deve essere per forza acqua. Vedete, poi ci sono questi giochi qua che sono davvero fantastici. Grazie.
c'è un problema però qua. Vedete, però non combacio questa cosa qua. Allora, descrizione universale. Ragazzi, non la trovo. La E qua non c'è. Soltanto qua. E qua rimango con... Ah, eccola qua. Ok, ne mancano ancora 4, dobbiamo finirne 3, ce ne sono. Trova il robot. Allora, il robot deve essere qua. Ah, Roberto. No, aspettate un attimo, trova Roberto. Trova Roberto. Volevo usare un indizio. Roberto è tra il punto di consegna lib. Ah, ok, il punto di consegna libri. Allora, Roberto è tra un il punto di consegna libri e il venditore di hamburger. Ok, allora il venditore di hamburger. Hot dog. Trovato. Tre. Il terzo. Non lo vedo qua, però potrebbe essere qua. No. Roberto è nei pressi del punto di consegna libri. Allora, consegna libri. Scusate, il consegna libri era di qua. E
Roberto è nei pressi del punto di consegna libri. Aspetta, punto di consegna libri è qua. Ok. Gli aiuti servono tanto, tante volte, perché con una mappa così folta non si riesce tanto a trovare. Ne mancano solo due. Roberto, ma Roberto ormai... Allora, sei andato qua, qua. Dobbiamo ancora trovare un paio di... Potrebbe essere questo? Il sospettato si sta godendo la bella giornata di sole. Ah, è qua. È questo? No. Allora, se si sta godendo la giornata bella di sole, il parco è lì. Ah, eccolo qua col libro in mano. Ok, risolto. Bene, ragazzi. Allora, vi lascio il link sotto nella descrizione se volete questo gioco qua perché è davvero bellissimo. Poi sapete, con Nintendo Switch potete giocare dove, quando e con chi volete. Ed è davvero davvero fantastico questo perché avete una mappa grande della vostra città. Non di tutte le città, però per adesso abbiamo Milano e è davvero davvero bellissimo. Questo gioco ve lo consiglio a tutti quanti, perciò vi lascio il link in descrizione. Vi ricordo di iscrivervi, di mettere un mi piace su questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao amici!